In concomitanza con Artissima, dal 3 al 6 novembre si svolge a Torino Opere, il festival del design indipendente giunto alla 7ª edizione e ospitato a Palazzo Cisterna, sede storica della città metropolitana. Il tema scelto per il 2016 dalla curatrice Annalisa Rosso è Design in the Future, con una presa di coscienza da parte dei protagonisti del design indipendente sulle conseguenze della loro creatività sulla vita quotidiana di tutti noi. Opere parla al tempo presente, delle capacità e del coraggio necessari per progettare il futuro. Una presa di posizione volontaria e consapevole, attuata da professionisti sempre più affermati, in parallelo a rapporti consolidati con imprese, industrie e gallerie di design. L'edizione coinvolge infatti i designer italiani e internazionali, le imprese, un gruppo selezionato di artigiani piemontesi e 10 gallerie italiane e internazionali che sono impegnate a cercare e a supportare nuovi talenti. Edizione 2016, prima cosa, è la 7ª edizione di Opera, un progetto che ormai è in crescita, direi che è un progetto che è lanciato, è una fiera. Mi piace ricordare e sottolineare che è una fiera perché in questi anni di crescita ci siamo sempre più resi conto che è una piattaforma Opera, una piattaforma di incontro tra attori che sono attori economici, che rappresentano un sistema economico. Quest'anno alcune novità, oltre ai designer che sono i nostri protagonisti eccellenti di tutti gli anni fin dalla prima edizione, abbiamo continuato un lavoro con gli artigiani eccellenti di questo territorio e abbiamo coinvolto le gallerie di design, che sono un elemento fondamentale per poi arrivare al mercato. Quindi questo è un elemento assolutamente importante di questa edizione, ma sicuramente non sarà la prima occasione. Il mondo del design è in evoluzione continua e Opere va a interpretare quell'evoluzione. Quando abbiamo iniziato 7 anni fa parlavamo spesso di autoproduzione, era tra l'altro un momento in cui nessuno ancora parlava di questo tema. Negli anni poi man mano noi facciamo ricerca continuata tutto l'anno, quindi Opere è il punto ultimo di un lavoro che dura un anno per l'appunto, e ogni anno ci siamo resi conto che questo mondo è fluido, è veloce, è in cambiamento. E quindi Opera interpreta quel cambiamento. Il senso della scelta è proprio quello di andare a connettere una serie di designer che sono coscienti di lavorare adesso per disegnare il nostro futuro. È una tendenza, diciamo, che ci sembra in questo momento particolarmente importante da registrare, anche perché qui a Opere ci sono 33 designer da tutto il mondo, dal Giappone, dal Belgio, dalla Germania, che hanno presentato progetti sviluppati indipendentemente proprio nel tema del consapevolezza, con grande coraggio e compiendo delle scelte indirizzate appunto a una progettazione che agisce sul futuro. A proposito di novità, quest'anno ce ne sono due molto grandi. Una è la presenza delle gallerie di design contemporaneo, che hanno una sezione loro e che indagano un altro tema caldo, che è quello del collezionismo del design contemporaneo, e un progetto speciale che vede l'antica Università dei Minusieri, che è una realtà storica torinese del 600 particolarmente radicata sul territorio, riletta da Zaven, che è un duo di designer veneziani di grande interesse in questo momento sul panorama del design italiano contemporaneo, che hanno vissuto un'immersione in questa realtà storica e l'hanno tradotta in un linguaggio contemporaneo attraverso dei video molto suggestivi e la creazione di due pezzi inediti che vengono presentati a Opere.